Buonasera a tutti amici di Passion for Fun, oggi siamo in compagnia di Fabrizio Mazzotta, grande doppiatore italiano. Buonasera Fabrizio e grazie dell'ospitalità. Ciao a tutti e grazie a voi insomma, per l'interessamento. Grazie. Fabrizio nasce il 1 dicembre del 63 a Monza ed è uno dei più importanti doppiatori, dialoghisti italiani e direttori del doppiaggio. È un insegnante della scuola di voice art dubbing e, oltretutto, ha anche la passione per il fumetto. Hai cominciato a muovere i primi passi come attore in tenera età, ma quando hai capito realmente che volevi diventare un doppiatore? Doppiatore non subito, perché appunto ho cominciato in tenera età interpretando film in carne e ossa. Come attore, ma in carne e ossa, ho fatto diversi spot pubblicitari, all'epoca si chiamavano sceneggiati, ora si chiamano fiction, ma insomma la natura è la stessa. Poi c'era l'esigenza di doppiarmi da solo, e quindi lì ho conosciuto un altro ambiente, un altro settore del recitare e che mi piacque molto. Per cui a un certo punto, verso l'adolescenza, ho deciso di mollare il recitare davanti alla macchina da presa e invece dedicare le mie forze per diventare doppiatore. E quindi piano piano, insomma, cominciando a fare piccole parti, poi parti sempre più consistenti, sono arrivato dove sono ora, insomma, quindi a fare il direttore di doppiaggio e cose correlate. Tu, essendo un doppiatore in primis, ma appunto, come ci hai detto, direttore del doppiaggio, puoi raccontarci le diverse, diciamo, caratteristiche di tutte queste figure? Allora, guarda, diciamo che il doppiatore appunto è un attore, e invece il direttore di doppiaggio è come se fosse un regista, ovvero sia coordina tutto quanto il cast della produzione, che può essere appunto una serie TV, un film, un cartone animato e così via. Coordina il tutto perché ha visto in precedenza il prodotto e quindi conosce la storia, le dinamiche, e quindi sceglie le voci adatte per ciascun personaggio del film, del telefilm, quello che sia. E poi in sala di doppiaggio dà delle indicazioni agli attori per svolgere tutto il loro ruolo al meglio. In sintesi è questo. Invece il dialoghista si occupa proprio del dialogo. Esattamente, ma si occupa del dialogo non traducendo e basta. Oltre al lavoro di traduzione, che può essere dal giapponese, dall'inglese, francese, polacco, arabo e così via, e poi deve anche, giusto appunto per fare fede al suo nome, deve adattare questa traduzione. La deve adattare perché la battuta deve corrispondere ai movimenti delle labbra del personaggio, attore o personaggio disegnato. E quindi non deve tradire il senso della frase, il significato del concetto. Ma allo stesso tempo questo concetto lo deve mettere a sync, in modo che appunto la frase non sia né troppo lunga e né troppo corta rispetto al labiale, rispetto a quanto parla il personaggio. Ci sono spiegato? Sì. È un lavoro molto complicato e difficile. Sì, io sono un adattatore abbastanza veloce e più o meno ci metto per adattare un minuto di filmato circa 3 ore. Mediamente sono questi i tempi. Poi dipende, io mi ricordo che per adattare il film di Aki Anno, Godzilla, Shin Godzilla, ci ho messo 1 mese e mezzo, perché fu una cosa complicatissima e lì ci ho messo più tempo del necessario, della media. Che passaggi prevede questo adattamento? E niente, a me arriva il copione in giapponese, in questo caso che parliamo di Shin Godzilla come esempio. Mi è arrivato il copione in giapponese, o meglio, prima ancora è arrivato alla società di doppiaggio che poi si occuperà di tutto il doppiaggio del prodotto. Viene passato a me questo copione, io però non conosco il giapponese, quindi mi avvalgo di una traduttrice ormai di fiducia che lavora con me da anni, che è Irene Cantoni. Lei mi traduce il testo, lo traduce in maniera comprensibile, in modo che io possa capirlo, quindi non in maniera troppo letterale. Quindi da questa base che ho capisco insomma il testo, riesco a comprenderlo e quindi lì lo adatto e a volte appunto, come dire, o allungo dei concetti oppure li sforbicio, li rendo più corti,
Però ripeto, poi il senso ovviamente non deve cambiare, non deve essere diverso dall'originale. Adesso faccio un esempio sciocco. Se due protagonisti stanno parlando di mangiare il sushi, ovviamente io non posso dire che stanno mangiando pane e salame, perché sarebbe una cosa, sì, si tratta sempre di cibo, ma ovviamente non fa parte del contesto giapponese. Adesso ho fatto un esempio sciocco. Ma insomma, il concetto è che non bisogna tradurre, ma non tradire, ecco, mettiamola così. Ok, appunto tu ti sei sempre battuto per evitare la censura negli anime e assicurare che il messaggio originale proprio dell'opera arrivasse integro allo spettatore senza stravolgimenti. Infatti fai parte pure di un'associazione Adam Italia. E oggi la produzione e distribuzione degli anime è molto consistente e volere fedeltà e accuratezza è anche una cosa che vuole proprio lo spettatore. Anche grazie a te, tu che cosa ne pensi? Allora, dunque, a me tanti anni fa mi contattò questa associazione, Adam, mi chiese di scrivere un articolo sulla censura. È una cosa che io ho fatto volentieri perché sono contrario a ogni forma di censura. Poi sta allo spettatore, ovviamente, scegliere se vedere quel prodotto oppure no, però io, creatore, ho fatto quel prodotto, se ti sta bene lo guardi e lo puoi criticare, e se no, no, ma non devi modificare la mia opera perché io l'ho creata in questa maniera. Oltretutto, poi sai, come dire, il senso dell'intimo, della vergogna, cambia poi anche attraverso i tempi. Per cui magari una cosa che avremmo censurato 30 anni fa adesso ci fa ridere. Mi viene in mente Ultimo Tango a Parigi, per citare, insomma, film di grossa levatura. Però appunto io sono contrario alla censura, e per cui anche quando adatto, quando dirigo, assolutamente non modifico e voglio che l'opera sia quanto più fedele possibile, insomma. Questo ci fa piacere perché Sì, noi sì. apprezziamo tantissimo, perché poi magari come dici tu si snatura un pochino proprio Ma l'entità certo, dell'opera. se io artista l'ho scritta in questo modo, l'ho creata in questo modo, non vedo perché tu, sconosciuto autore straniero, tu me la debba cambiare. Poi, ti ripeto, poi lo spettatore dice a me non piace, a me mi scandalizza, io non la voglio vedere e non te la guardi, per carità, Chiaro. ci mancherebbe, insomma, hai tutto il diritto. Però non hai il diritto di non farla vedere a me, che interessa e che magari non mi scandalizzo, e non hai il diritto di modificare un'opera artistica comunque. Certo, comunque di quello si parla. A proposito di censura, tra l'altro, tu hai curato i dialoghi di Ranma e Beverly Hills 90210. Esattamente. Sono serie uscite in un momento storico dove si tendeva a censurare qualsiasi cosa, diciamo la maggior parte. Quanto è stato censurato e come sei riuscita a non stravolgere completamente questa serie? Ranma, che io ricordo, non è stato censurato. Ricordo altri anime che quando andavo in onda su MTV facevamo due versioni, una per il mercato all'epoca videocassette o DVD, e una per il mercato televisivo, che era più mainstream, e quindi magari qualcuno poteva telefonare alla rete televisiva dicendo: ah, uno scandalo, cosa avete fatto? Ma per quanto riguarda Ramma, devo dire che non c'è stata nessuna censura che io ricordi, e quindi io non ho censurato nulla, e la DINIT, che era il committente, assolutamente non ha censurato, non ci sono stati problemi. E così con Beverly Hills, per esempio, anche se devo dire ho collaborato poco a quella serie. Ho adattato alcune puntate, però in maniera molto, molto minore, insomma. Quindi fortunatamente ce le siamo viste il più fedele possibile all'originale, ecco. Sì, anche se, sai, a volte non dipende da me, direttore, o da me, adattatore, poi dipende dalla rete televisiva, perché io poi gli consegno l'opera, lo scritto, in maniera integra. Poi però magari la rete televisiva opera dei tagli e delle censure. Ah, quindi È poi lo fanno. successo con Mille Sciro, è successo successivamente, la cosa assurda, con Lupin o con Giorgi. Io quando da ragazzo guardavo Lupin o Giorgi non erano assolutamente censurati. Solamente dopo, alcuni anni dopo, non dico parecchi, ma insomma un po' di anni dopo, quando questi due anime sono passati sulle reti Filmvest, vennero censurati. Per cui invece di starci un'evoluzione dei costumi, c'è stata un'involuzione.
perché io Giorgi assolutamente l'ho visto, ma Lady Oscar, ma l'ho visto. Perché poi negli anni successivi, se prima che poteva essere più scandaloso, tra virgolette. Perché c'è stato, ma proprio mano a mano, credo dalla fine degli anni 80 in poi, veramente, ma fino ad ora, secondo me, un'involuzione dei tempi. Negli anni 80 si era veramente più creativi, più innovativi, più artistici, più liberi, e poi invece c'è stata una stretta. Adesso sarebbe lungo da spiegare, per via di delle scelte politiche, delle scelte morali, ideologiche, religiose, che però insomma non mi trovano d'accordo, ecco. Ok. Hai anche diretto il doppiaggio di Evangelion 1.0, You Are Not Alone, altro prodotto difficile, amatissimo da tutti. Difficilissimo. Quanti. Raccontaci com'è stata questa esperienza. Beh, è stata bella perché io a un certo punto avevo anche diretto le prime puntate di Evangelion, Neon Genesis Evangelion, quello che poi andò in onda su MTV, e poi ricordo anche le videocassette in VHS a due episodi per volta. Poi a un certo punto ho interrotto questa direzione per vari screzi agli alti piani, e poi invece sono stato contento che poi la Dimit mi abbia richiamato per dirigere tutti i film successivi, insomma. E devo dire che, se non mi ricordo, mi pare che ho diretto i primi 8-10 episodi della serie TV e poi tutti i film usciti. E anche l'edizione Netflix, in realtà, ho diretto, anche se poi è stata la famosa famigerata. Esatto. Famigerata. Lì anche se successo. Poi quella è stata cancellata. Beh, è successo che, come prevedevo io, mentre si era all'opera, mentre ci lavoravamo, è successo che i dialoghi erano poco comprensibili, mettiamola così, e quindi io ventilavo il fatto che forse era tutto da rifare, che non poteva andare in onda. Mi dicevo, no, ma non ti preoccupare, ma cosa dici? Ma non sono d'accordo, ma va bene. A un certo punto, sai, ci sono anche, come dire, è il mondo del lavoro, il mondo, certo, degli adulti. Uno poi dice, ok. Esatto. E, come dire, chi mi pagava mi diceva, no, fai così, e io, ok, sì. Insomma, mi hanno assunto per fare questa cosa e io l'ho portata fino alla fine. E poi però, evidentemente, come le mie previsioni funeste, ahimè, purtroppo, peraltro, erano vere, perché il prodotto fu ritirato e poi venne riadattato dalla brava Laura Cosenza, una mia collega, e poi diretto da un altro direttore. Okay, quindi poi alla fine siamo arrivati a quello che è adesso. Eh sì, esatto, siamo arrivati a quello che è. Forse si vergognavano a richiamarmi, cioè, no, beh, insomma, perché la ragione era, esatto, era troppo. Forse chiamarmi era... Saresti arrivato, io l'avevo detto. Esatto. Tra gli altri dialoghi che hai curato c'è stata anche la serie Mobile Suit Zeta Gundam. Sì. E lì, diciamo, hai cercato di dare una connotazione più politica ai dialoghi. Ci sono state delle libertà, hai avuto delle difficoltà anche lì? Allora, mi fa piacere questa domanda, perché poco tempo fa ho letto questa cosa, questa macchia, se diciamo, sul mio curriculum, dove appunto si diceva, ah, però Mazzotta ha cambiato i dialoghi di Zeta Gundam. Allora, spiego di nuovo bene cos'è successo. Contrariamente al Gundam che feci precedentemente, dove avevo i copioni in giapponese, quindi furono tradotti dal giapponese e quindi in maniera fedele, per Zeta Gundam, che ripeto andò in onda su Mediaset, sulle reti Mediaset, tutti noi adattatori, perché ero io e anche altri, avevamo invece i copioni inglesi, tratti dall'edizione americana di Zeta Gundam. A un certo punto un personaggio fa tutto quanto un monologo dove praticamente l'inglese dice no, perché i terrestri sono cattivi, perché buttano le cartacce per terra, e allora noi gli facciamo guerra e vogliamo invadere insomma la terra, diciamo, insomma. Tomino non scrive queste scemenze, perché butta la carta per terra, no, perché l'ecologia, conoscendo i personaggi e conoscendo appunto la serie, ho detto ma farà un discorso politico, e allora io sì, diciamo, mi sono dalla base, questa base ecologica, sono partito da questa base con il tema ecologico e ho messo invece una più fedele, secondo me,
discorso su un fatto politico, appunto, di invasione, di autorità, di dittatura, che era più in linea con i personaggi. Certo, mi sembrava anche con la serie. Anche con la serie, esatto, anche con la serie. Io non so, in effetti, se quello che ho scritto è altamente fedele, perché non so cosa dicevano, perché avevo il testo in inglese e l'audio in inglese, per cui io non saprò mai cosa dicevano in giapponese, ma suppongo che non parlassero di buttare la cartaccia per terra e poi l'erba si sporca, perché non era, come dire, nella caratteristica di quei personaggi, insomma. Esatto, ma poi io ritengo sia una cosa molto apprezzabile il fatto che uno conosca bene così tanto il prodotto in modo tale da non dover dare una spiegazione così, ma approfondire e rimanere in linea con quello, certo, che è la serie. Ripeto, non sono stato fedele perché io non so cosa dicevano in giapponese, non ho avuto proprio modo, ma ho cercato di essere fedele, come dire, non travisando il carattere dei personaggi, certo. Tutto qua. Benissimo per noi, insomma. A proposito di tutto questo excursus negli anni di serie, il doppiaggio negli anni 80-90 è cambiato sostanzialmente, ha subito dei cambiamenti. Quanti cambiamenti ci sono stati, soprattutto nella caratterizzazione, ecco, di ogni singolo personaggio? Allora, conta che quando io ho iniziato a fare direzione di doppiaggio, quindi parliamo intorno al 93, io ho diretto appunto Ramma, successivamente Inuyasha, i Dragon Ball, e all'epoca è iniziato così, ho detto ma perché i cartoni animati non devono avere un doppiaggio così di prestigio, bello, come lo hanno i film al cinema? Allora mi divertiva, perché poi erano anche amici miei, colleghi, persone che conoscevo dall'infanzia, è venuta voglia di chiamare appunto doppiatori insomma, di alta levatura, come Giorgia Lepore, Francesca Guadagno, Massimiliano Alto, e per cui appunto diciamo il mio pensiero era dirigere un doppiaggio, creare un doppiaggio proprio come tu vedi un film cinematografico importante. E quindi appunto ho chiamato doppiatori di statura, insomma, molto bravi. Adesso questi doppiatori, non tutti, però parecchi, hanno un po' abbandonato i cartoni animati perché secondo loro non hanno tempo e preferiscono fare altre cose, insomma. Quindi da questo punto di vista è un pochino cambiato. Avevo più facilità a chiamare grossi nomi rispetto a come lo ho adesso. Di contro, rispetto agli anni, insomma, 90, sicuramente ci sono molti più doppiatori. Tantissimi. Ormai il doppiaggio è diventata la professione dell'anno, e quindi c'è più scelta per chiamare doppiatori e voci nuove. Non tutti sono bravi. Devo dire che una volta numericamente c'erano più doppiatori bravi d'eccezione. Adesso ce ne sono ancora, ovviamente, ma secondo me numericamente di meno, sono inferiori. Ok. A questo punto ti chiedo, visto che ce ne sono stati pochi ma buoni, adesso tanti ma nella media, diciamo così, che differenza c'è tra doppiare proprio un film con un cartone, un videogioco, una serie di... Cioè, ci sono delle differenze sostanziali, e tu quale preferisci? Allora, tecnicamente non c'è nessuna differenza, perché devi recitare e andare a sync. Forse il cartone animato è più creativo, perché ti permette, tu da un disegno, che appunto non è una cosa viva, va da sé, tu da un disegno devi creare il personaggio, oppure lo devi interpretare, e non tutti i doppiatori riescono a capire come doppiare un disegno, non lo capiscono, e per cui in alcuni casi, ecco, lì serve il direttore che dà delle dritte, ti spiega il personaggio, proprio come se fosse un attore in carne e ossa. E invece altri doppiatori invece si trovano a loro agio e, diciamo, non c'è nessuna differenza. Si tratta di recitare, di saper recitare e di saper interpretare un ruolo e la psicologia del personaggio. Bene. La tua particolare voce dà sempre una forte caratterizzazione al personaggio. Raccontaci come scegli di caratterizzare proprio un personaggio che leggi, che ti presentano. Allora, io per molti cartoni appunto sono stato facilitato dalla mia voce, che già
caratterizzata. Però diciamo che di base faccio come si fa il doppiaggio normalmente, cioè sento l'originale e cerco di riprodurlo senza stravolgerlo. In pochi casi è successo che ho stravolto il personaggio. Uno di questi è Eros, perché la caratterizzazione originale la trovavo un po' standard, non dico monotona, però era poco caratterizzato. Invece a me questo personaggio piaceva tanto, perché a un certo punto mi sono sfogato, l'ho fatto come volevo io e mi sono divertito. Evidentemente poi questo mio divertimento, come dire, sono riuscito anche a comunicarlo a chi vedeva questo cartone. Però per esempio, per fare Grassi il clown invece, di base sento l'originale e cerco di andargli appresso, insomma. Poi dopo tanti anni l'ho fatto un po' mio, però ti ripeto, di base non ho cambiato nulla, insomma. Quello che fa un originale cerco di farlo anch'io nel migliore dei modi. Come riesci a superare l'utilizzo dei modi di dire all'interno di una serie TV? Come decidi appunto di modificarlo per renderlo fruibile a noi in Italia? E immagino anche quel senso dell'umorismo, le sfumature di significato, non è facile, insomma. Guarda, da caso a caso, io ricordo che anni fa adattavo la serie di Best High School, una serie TV, e in un episodio c'erano i due protagonisti che parlavano e prendevano in giro una serie TV molto conosciuta in America, ma da noi assolutamente sconosciutissima. E allora, come uscirne? Ho pensato di non stravolgere il senso base della cosa, quindi invece di appunto farli parlare di questa serie TV, di questi personaggi della serie TV, ho cambiato tutto con La Signora in Giallo, che era sicuramente un prodotto che per noi era più conosciuto. Quindi diciamo che ho sì cambiato di base quello che loro dicevano, ma tutto sommato non il concetto, perché comunque prendevano in giro una serie TV e anch'io nell'edizione italiana ho preso in giro una serie TV. Oppure un altro esempio, anni fa, in un anime, due personaggi guardavano la luna e dicevano: ah, guarda quel coniglio, che forse adesso per qualcuno è più comprensibile, ma sicuramente all'epoca pochi sapevano che per i giapponesi la forma della luna è un coniglio, loro ci vedono un coniglio, mentre noi ci vediamo, non so, o una faccia o, non so, il formaggio, la gruviera con i buchi, loro ci vedono un coniglio, che tra l'altro a ben vedere, volendo, sì, c'è un coniglio, do loro ragione. Però appunto era incomprensibile, e per cui lì ho adattato con: guarda che bella luna, che bella faccia che ha la luna, semplicemente perché io devo tenere conto, non stravolgere il testo chiaramente, però devo tenere conto di chi ascolta, dell'utilizzatore finale, insomma, perché ritengo che l'artista, il creatore di qualsiasi opera, lui cerca di come dire, parlare a quante più persone possibili nella sua patria, ma anche all'estero. E quindi il suo prodotto è giusto che venga recepito e capito da tutti. Questo non vuol dire semplificare o banalizzare dei concetti, perché, non so, mettiamo che un personaggio parli in maniera aulica, medievale, oppure un professore universitario per cui, non so, espone dei concetti filosofici, mettiamo, questo non devo semplificarli. Però, ciò nonostante, devo far capire che quello è un professore, un filosofo o un signore del Medioevo, devo far capire questo, quindi adotterò un linguaggio ad hoc, ma devo far capire, non deve essere una cosa ermetica, un'opera deve essere capita da quanta più gente possibile. Certo. Io autore non faccio le cose e rimangono a casa mia per il gusto onanistico di creare una cosa. Io la faccio perché per esporla in televisione, in un fumetto, al cinema, in un libro, perché poi il pubblico lo legga, lo veda, lo assapori. Per cui trovo che in questo caso l'adattamento fa fede al suo nome, perché va adattato un concetto, una frase, un dialogo, ripeto, fino a una, in modo che sia comprensibile, insomma. Certo, capisco.
Ma torniamo alla tua particolarissima voce. Krusty il Clown è leggenda, come Eros di Pollon, appunto, Mizar in Goldrake, ma tantissimi altri personaggi che in realtà vengono in mente soltanto ascoltandoti. E quello che vorrei chiederti, cerchi appunto sempre, come mi dicevi prima, di riprodurre la tonalità originale, quindi anche i tuoi stessi personaggi, tutti questi molto particolari, hanno tutti una voce così caratteristica, forte? Sì, io appunto di base mi rifaccio a come si fa il doppiaggio, mi rifaccio all'originale. Per quanto riguarda Krusty il Clown, che ormai porto avanti da 32 anni, faccio quello che fanno tutti i doppiatori, cioè ascolto il personaggio in originale, la sua voce, e cerco di riprodurla. Ora, ovviamente, dopo tanti anni, delle cose le faccio anche più mie, però di base, insomma, ascolto l'originale. O la stessa cosa ho fatto con Pink e The Brain, due topini bianchi di Spielberg, e addirittura feci un provino, e per cui bisognava essere quanto più fedeli possibile all'originale, e infatti poi Spielberg, insomma, mi scelse per questa serie. E invece, per esempio, quando ho doppiato Eros di Pollon, ho fatto l'esatto opposto. A un certo punto, dopo una puntata o due, che andavo appresso l'originale, ma l'originale lo trovavo un po', non dico noioso, ma un po' standard. Per cui, siccome il personaggio mi divertiva parecchio, ho detto: ma io lo faccio come pare a me, mi diverto e magari si diverte anche il pubblico. E così è stato poi. Ecco, in quel caso ho un po' tradito la professione del doppiatore, insomma. È andata benissimo lì in quel caso. A proposito di Krusty il Clown, raccontaci il provino e soprattutto com'è stato lavorare con Tonino Accolla. Allora, il provino fu faticosissimo. Tonino Accolla, già altre volte l'ho raccontato, io appunto sono un appassionato di fumetti e spesso vivevo in una libreria a Roma, via Lepanto, che adesso non c'è più, e stavo lì dalla mattina alla sera, e all'ora di pranzo si andava tutti, io con gli amici librai, si andava a una tavola calda a mangiare, dove andavano anche a mangiare i doppiatori, perché lì accanto c'era uno stabilimento di doppiaggio. Quindi rividi Tonino Accolla, ci siamo salutati, ciao ciao come stai? E lui mi disse: ah, guarda, io devo fare i provini per una serie nuova, strana, che in America ha fatto successo, e credo proprio che ti chiamo. Ah, benissimo, ma come si chiama la serie? The Simpson. Io che appunto la sapevo lunga su cartoni e fumetti, ho detto: ah, ammazza, i Simpson, so che serie è. E quindi poi mi chiamavano al provino, io cercavo di vincere il suo provino. Fu faticosissimo, ti ripeto, perché non andava bene la voce. C'era Tonino Accolla, che appunto avrebbe dovuto essere il direttore di doppiaggio, c'era la funzionaria Mediaset. Fu veramente una cosa faticosissima. A un certo punto ho detto: senti, adesso gli faccio questa voce, se gli sta bene bene, se no ciao, capita. Ma quindi avevi iniziato in modo tutt'altro, diverso? Sì, tutt'altro, sì, su tutt'altro. Ah. Tutt'altro, poi cercavo di andargli appresso, però non ci riuscivo bene, non c'era la quadratura del cerchio, come si diceva. E, insomma, alla fine ho detto: oh, adesso gli faccio questa voce, completamente all'opposto delle mie, avevo un altro accordo, un altro registro, se gli sta bene bene, se no ciao, perché tanto capita che uno possa vincere un provino oppure perderlo. Fece quindi questa voce che non era nelle mie corde abituali, quindi: ehi ehi ehi, salve a tutti, sono Krusty il Clown! E conta che all'epoca, 32 anni fa, avevo ovviamente la voce più giovane, quindi facevo una fatica inenarrabile a doppiare Krusty il Clown, ma scelsero questa voce. La famosa zappa sui piedi, esatto. E quindi me la sono portata appresso per 32 anni. Adesso faccio un po' meno fatica, perché le corde vocali, ovviamente, con il passare dell'età si sono ispessite. E in più, poi, dopo tanti anni, riesco, come dire, a calibrare la vociaccia di Krusty. Però è comunque faticosa, è un lavoro impegnativo, ecco. Accidenti. Però mi diverte, perché Krusty, ecco, veramente ha tanti registri: piange, ride, è cinico, e poi va con toni acuti, poi ha parlato in ebraico, ha cantato anche se a distanza con Enrico Ruggeri, e qui, insomma,
mi dà soddisfazioni è questo stata ragazzo. Una carriera ricca con Sì, crassi, sì, sì, insomma, sì. Tutto quanto. Sì, sì. Me lo invidiano. Sì, ci credo. A proposito, parlando di crasti, sei tu ad avere qualcosa di crasti o è lui che ormai ha qualcosa di te? Allora, diciamo, generalmente non c'è niente di me nei personaggi che doppio, generalmente. E però è anche vero che in ogni personaggio trovi qualche cosa. Diciamo, in Crusty, se vogliamo, c'è una sorta di cinismo che io ho, però poi di contro invece come persona sono a volte razionale e cinico e a volte invece sono un mammalucco che piange, romantico, per cui insomma dipende. Però ecco, nel cinismo di Crusty mi ci ritrovo e mi diverte tanto. E quindi proprio per quel motivo allora sì, è uscito sì. fuori. È esatto, stato naturalissimo sì, allora. Sì. Perfetto. Quello che voglio chiederti, ci hai raccontato delle corde vocali e l'intonazione della voce, ma oltre a quello, la voce nasce anche con l'impostazione magari del corpo, cioè che come si crea? Sì, allora, conta che al doppiaggio si deve recitare in piedi, non si può stare seduti. Questo perché ti permette di utilizzare meglio la cassa toracica e il diaframma, perché se sei seduto c'hai tutto più contratto e quindi la voce esce fuori di meno, con più difficoltà. Non stai a tuo agio, diciamo, nell'emettere e nel recitare. E quindi sì, oltre a una sorta di inventiva, di abilità, però devi anche, come dire, saper gestire la voce tecnicamente e fisicamente. Io ai ragazzi del corso di doppiaggio, per esempio, insegno sempre, ricordo sempre che quando bisogna urlare, in realtà non bisogna gridare, non bisogna strillare, perché se no, se tu strilli veramente, come se in realtà, che ne so, mi segassero un braccio, se tu urli in quella maniera, come nella realtà, dopo 2 minuti la voce ti va via. E allora cosa fai? Vai a casa? Non fai più il ruolo? No. Quando urli, in realtà non urli, ma porti la voce, cioè il cosiddetto portato. Adesso non so, non voglio fare scoppiare, invece di fare fai praticamente alzo la voce, ma non mi sto stancando. Io ho alzato più sì. che potevo la voce, adesso neanche più di tanto, però a un certo punto io fingo un urlo, ma non mi stanco con le corde vocali. Chiaro, perché poi altrimenti sì. non se ne fa più niente, esatto, certo. Esatto. E quindi il corpo aiuta tantissimo. Sì, tutto. Sì. Poi volendo uno fa degli esercizi, io sono incredibile, ma non faccio niente, sono veramente una cattiva persona. No, invece esercizi andrebbero fatti. Ma io e anche altri colleghi siamo veramente degli esseri immondi e non facciamo esercizio. Però appunto ci sono delle tecniche, degli esercizi che ti permettono di fare meglio questa professione, di agevolarti nell'emissione della voce. Bene. In tutti questi personaggi che hai doppiato, qual è quello al quale sei più legato, oltre a Crusty, immagino? Ma guarda, allora, a Crusty ci sono sicuramente affezionato, ma io ricordo che anni fa, diciamo, si vociferava che un famoso personaggio storico dei Simpson sarebbe morto. E anche i giornali puntavano su Crusty, ma anche in rete, tutti pensavano che fosse Crusty. E a un certo punto dissi, vabbè, finita. E però l'ho presa molto bene, ho detto, vabbè, l'ho fatto per, adesso non mi ricordo, per 30 anni, 28, non mi ricordo. Ho detto, vabbè, pace. Cioè l'avevo presa veramente tranquillamente, succede, capita. Ma invece in realtà, quando poi Crusty non è morto, sono stato contento. Però devo dire, ci sono affezionato, ma il giusto, mettiamola okay. così. Quindi sì, sono affezionato a Crusty, ad Eros sicuramente, perché mi sono divertito tantissimo. Sì, e anche sì, a quello, sì. Sì, immaginavo, Eros è Eros nel po cuore, ce l'ho, tanto. Sì. Ma perché mi sono divertito proprio a farlo. E infatti immagino che questo è stato, ecco, la domanda successiva volevo chiederti, qual è stato quello che ti sei divertito di più a doppiare, qual è stato invece il più difficile? Allora, il più difficile è stato Pinky, in Italia si chiama Mignolo e Prof, è perché il doppiatore originale, che è Rob Paulsen, è
Bravissimo, io l'ho sempre detto, se lo vedo mi inchino perché è veramente bravo, quindi onore al merito, alla professionalità, ho tutto da imparare da un grande doppiatore americano come lui e io cercavo di andargli appresso, indegnamente devo dire, l'ho portato a casa, insomma come si dice, però lui è bravissimo e era molto faticoso, anche perché quella serie era tutta giocata su Mignolo, cioè io, e il prof, erano sempre i due topini che Sì. parlavano con delle battute lunghissime. Io mi ricordo che ero a casa la sera che ero distrutto. E poi appunto Pinky faceva delle cose esagerate, straunate, cantava, poi ritornava serio, poi una cosa fantasmagorica e difficile, parecchio difficile. Però anche lì mi sono divertito. Beh, sì, Sì. immagino, perché alla fine diventa una sfida. Stimolante, sì, è Esatto. una sfida. Sì, invece c'è un personaggio che non hai mai doppiato, avresti avuto il piacere di doppiare. Sì, Pinocchio. Pinocchio, mi piacerebbe doppiare Pinocchio perché è una favola che mi piace molto e forse mi ci vedo, insomma. La mia voce è legnosa, strana, su un burattino magico che parla. Ma più a film o più a cartone? È lo stesso, Ah, è lo uguale. stesso. Certo, Pinocchio in realtà è un bambino, io quest'età l'ho un po' superata, però magari forse su un cartone, mettiamola così, va? Forse è più fattibile. Ok, però è interessante questa cosa di Pinocchio. Tu nella tua grande carriera hai doppiato tantissimi, appunto, cartoni animati. Sei un amante del genere? Hai una serie preferita? Sì, io sono un amante del genere perché appunto mi piacciono i fumetti, mi piacciono i cartoni animati. La mia serie preferita è sicuramente i Flintstone di Hanna-Barbera e poi ce ne ho tantissime altre, insomma, non so, Ren e Stimpy, Ranma mezzo mi piaceva tantissimo, Giant Robot, Code Geass per restare in termini di anime, ma insomma ce ne sono tante di cartoni che mi piacciono, sarebbe sconfinata la lista. Ok, perché immagino che ovviamente tu tra ovviamente questa passione per gli anime hai anche la passione, come hai detto, per i fumetti, ma per il Tantissimo. disegno anche. Sì, allora ho cominciato da piccolo, proprio ho imparato a leggere tramite i fumetti e poi da piccolo ho detto io da grande voglio fare il disegnatore di fumetti e ci sono riuscito in realtà. Tra l'altro il fatto di essere direttore di doppiaggio in realtà è un caso perché io, sì, torniamo all'inizio dell'intervista, mi piaceva fare doppiaggio, le forze le ho messe nel fare doppiaggio. Ma quello che io veramente volevo fare era fare i fumetti. Disegno. E ci sono riuscito perché ho collaborato con Lupo Sì, Alberto, con sì. Cattivic, Topolino, la Disney e altre case editrici. Poi, appunto, il lavoro di direttore di doppiaggio mi ha coinvolto dalla mattina alla sera e, ahimè, i fumetti l'ho dovuto un po' accantonare. Però è una grande passione. Io, appunto, ho casa piena di stracolma di fumetti e ogni tanto. O scrivo articoli per riviste come Fumodichina o anche online, o magari ogni tanto faccio disegni. Quindi disegni ancora, Sì, pubblichi sì, sì, sì. ancora? Sì. Circa un anno fa mi hanno chiesto due tavole a fumetti per un libro dedicato al Covid. Ah, E quindi allora ho fatto queste due tavole a fumetti. Tra l'altro ero in buona compagnia perché c'era Leo Ottolani, Cavazzano, Silver, quindi mi ha fatto piacere essere in questo consesso artistico. esatto, un'elite artistica. Esatto. Da collezionista di fumetti, questo ti ha aiutato moltissimo anche per avere degli spunti. Sì, esatto. Io proprio fin da piccolo colleziono fumetti di ogni genere, italiani, francesi, del Belgio, ho un po' di roba giapponese, inglese, americana, ho di tutto. Io ogni anno vado a Parigi, in Francia e anche a Bruxelles e faccio proprio incetta di libri a fumetti, proprio, torno con le valigie piene e praticamente invado casa. Ho dovuto comprare anche l'appartamento a fianco perché sennò i fumetti non c'entravano più. E questo sì, certamente mi ha aiutato perché, come dire, conosco il mezzo, a volte conosco anche i personaggi, come nel caso dei Puffi. Ecco, per esempio, i Puffi fu una grande fortuna perché erano la mia lettura di quando ero piccolo, la mia lettura preferita, i miei personaggi preferiti, proprio li adoravo.
ti parlo quando uscivo negli anni, fino agli anni 60, anni 70, sul Corriere dei Piccoli. Quando negli anni 80 mi chiamarono per una serie di cartoni animati e non mi dissero qual era, io stavo quasi per rinunciare. Invece poi andai, insomma, poi alla fine ho accettato, ho aperto la porta della sala di doppiaggio, mi si è aperto il cuore perché ho visto che erano i Puffi, proprio la serie che io ho sempre adorato. E questa serie l'ho portata avanti per 9 anni. Poi ho doppiato anche 2 film cinematografici e grandissima soddisfazione, grandissima felicità quando pochi mesi fa mi hanno proposto addirittura di dirigere la serie dei Puffi, la nuova serie che adesso va in onda su Nickelodeon. E insomma è stata una bella felicità e soddisfazione. Ma insomma sì, ecco, sono un esperto di fumetti e di Puffi. Anni fa, 10 anni fa circa, ho scritto insieme a Davide Caci appunto un saggio sui Puffi, credo l'unico in Italia e al mondo, forse il secondo o il terzo, non di più. E quindi questa cosa, insomma, mi fa piacere sottolinearla. Assolutamente sì, è un cerchio che si chiude, cioè nasce chiude. Da quando uno era bambino fino ad arrivare all'età adulta. Bellissimo. Sono soddisfazione. Assolutamente sì. Shock, ma insomma, uno campa anche di queste cose. Ma questo è quello che poi alla fine è la vita, ci gratifica. Esatto, quindi assolutamente sì. Con l'arrivo della pandemia del Covid-19, il lavoro in generale è cambiato. Ma nel mondo del doppiaggio qual è stato il cambiamento che hai sentito di più? Allora, noi siamo stati fortunati perché rispetto agli attori di teatro, agli attori di cinema, tutto sommato dopo 2 mesi abbiamo ripreso a lavorare, con le dovute precauzioni ovviamente. Questo cosa vuol dire? Che tutti abbiamo la mascherina ovviamente, disinfettanti, io da direttore di doppiaggio, tra me e il fonico, che prima si sta dopo, fianco a fianco, ora ci divide una lastra di plexiglass, disinfettante, l'ho detto, le cuffie col quale tu al doppiaggio ascolti l'originale sono ogni volta cambiate e disinfettate, il leggio dove viene appoggiato il copione viene disinfettato, a ogni cambio di attore tutta la sala viene disinfettata e adesso ancora più di prima si lavora un solo attore per volta, ovviamente non si sta più insieme per via del Covid, perché al momento che tu doppi lì devi per forza toglierti la mascherina e poi te la rimetti e poi viene tutto disinfettato. Per cui è una cosa un po' più, una lavorazione più lenta, però così è, giustamente. Tanto ne risente però il fatto, la produzione magari, che non si sta così più a contatto. Guarda, forse più noi, diciamo, addetti ai lavori ne risentiamo, perché poi in realtà era da un bel po' che quasi mai si lavorava più insieme. Ok, quindi era... Sì, ormai per velocizzare sia in tempi, sia in termini di tempo che in termini di denaro, si lavora in colonna separata, quindi uno per volta. Io, per esempio, Crassi l'ho quasi sempre fatto in 32 anni da solo. Da solo. Io leggo la prima riga precedente del copione, quella successiva, mi faccio l'idea di quello che è successo e quindi poi leggo la mia battuta cercando di dargli un senso. Se poi è una cosa particolare, c'è il direttore di doppiaggio che ti indica la battuta, insomma, migliore da fare, l'intonazione da fare. Certo, immagino che però, ecco, nonostante, come dicevi poco fa, i tempi sono un po' più lenti, viste tutte queste precauzioni da prendere, è un po' in contrasto con adesso l'era della velocizzazione. Certo. Quindi è un po' un affanno, sì, sempre una corsa. Sì, la risposta è sì, non so cos'altro dire, è un affanno. Però insomma sì, è un affanno, però è, come dire, specchio dei tempi. Certo. Siamo tutti noi, per qualsiasi cosa, molto più veloci, più in velocità, qualsiasi cosa, insomma. Bene. Come abbiamo detto all'inizio, durante la presentazione, sei docente presso la scuola di Voice Art Dubbing. Ce ne puoi parlare? Guarda, io insegno, principalmente la Voice Art Dubbing, ma ogni tanto anche in altre scuole. Lì in Voice Art Dubbing mi trovo veramente in famiglia, perché innanzitutto è una scuola seria. Loro sono molto gentili, divertenti, assolutamente propositivi,
quindi mi trovo veramente bene. E al di là della cosa mia personale, questo è uno squadro di doppiaggio che ha all'interno grandissimi doppiatori. C'è Carlo Valli, la voce di Robin Williams, c'è Chiara Colizzi, la voce di Nicole Kidman, c'è Perino, Davide Perino, che è la voce di Frodo nel Signore degli Anelli, da chi altro ci sta, ma tantissimi doppiatori veramente di grande spessore. E credo, insomma, che siamo delle scuole migliori d'Italia. Tra l'altro, oltre ad avere una sede a Roma, ha anche sede a Bari, a Napoli e... No, Matera non c'è più, fine. Ok. E tu, ai tuoi ragazzi, che consigli dai, diciamo, per intraprendere questa carriera? Allora, io ragazzi dico sempre che non bisogna leggere un testo, ma bisogna interpretarlo, bisogna comunicare delle emozioni, perché leggere, siamo tutti capaci a leggere più o meno, ma tu devi recitare. Il doppiatore, va da sé, è un attore, per cui deve recitare un ruolo, si deve immedesimare in quel ruolo. E deve comunicare delle emozioni. E quindi non deve essere appunto sottotono, moscio, ma deve appunto capire il personaggio quando si doppia, capire proprio quello che sta facendo, l'ambiente circostante, perché dice quella battuta in un modo piuttosto che un altro. Stare molto attento, oltre al sync, che è, come dire, specifico del doppiaggio, ma anche stare attento, fare attenzione al volto, all'espressione del volto. A come muove il corpo, perché è vero che il doppiatore non si vede come si muove, mentre l'attore di teatro sul palco, come dire, ha l'arma del corpo, della gestualità, il doppiatore questo non ce l'ha. Ma ciò nonostante, il doppiatore deve vedere come si muove l'attore sullo schermo, perché poi è utile anche per fare meglio la battuta che deve essere doppiata. Quindi bisogna comunicare emozioni. Bene, questa giustamente voi lo fate, comunicate a noi nelle emozioni, quindi Cerchiamo di è fare del alla nostro base, meglio, sì. esatto. Vista la grande, diciamo, esplosione che ha avuto Squid Game, una serie che non è stata doppiata ma l'hanno proposta sottotitolata ovviamente in coreano, come l'hai vista questa cosa? Ma io allora non so come vederla perché non capisco bene il pensiero di Netflix o anche di altre piattaforme. Alcune cose che secondo me sono interessanti di valore rimangono in originale, altre invece addirittura le doppiamo. Ci domandiamo a volte, ma perché va doppiata sta cosa? Ma, Ah, non, ok. anche no, cioè non era così fondamentale. E io appunto vedo su varie piattaforme delle serie interessanti che rimangono in originale. E non capisco perché. Squid Game, mi pare di capire che probabilmente verrà doppiata in italiano, ma Non si sa mai. non si sa, visto il successo appunto che ha avuto in lingua originale. Però non so quale sia il criterio alla Ah, base ok. di che una serie va doppiata e l'altra no. Così, l'hanno lasciata così. Sì. Perfetto, perfetto, Vorrei capirlo anch'io. ok. Questo te lo volevo chiedere, visto che ovviamente da direttore del doppiaggio Certo, uno. no, io vedo delle serie su Netflix, su Amazon in originale, c'è una serie che si chiama Monarca, tra l'altro prodotta da Salma Hayek, Sì, un'attrice da Oscar. come no. La serie è molto bella, girata benissimo, che sembra veramente una serie TV americana, è messicana, lasciata lì in originale. Quindi scelte, scelte Invece dall'alto. poi ho diretto altre cose che francamente. Potevano pure rimanere. Sì, insomma, non capivo proprio l'esigenza di mettere in italiano, però boh, tant'è. Sono bene così Sì. allora. Un'ultima domanda, che progetti hai in cantiere? Ci sono delle anticipazioni? Allora, adesso purtroppo da alcuni anni non si può dire nulla di Lo anticipazioni so. perché siamo legati proprio da un contratto di riservatezza. Però posso dire che sto riprendendo una serie molto famosa e pluripremiata. Che a me fa sempre piacere dirigere, anche perché vanta un cast di doppiatori di gran qualità. E poi sto dirigendo un anime che andrà in onda su Netflix, è tratto da un manga molto famoso e quindi è un anime molto atteso. Di più non posso dire.
ci basta questo allora. Ringraziamo Fabrizio, grazie davvero per la tua disponibilità e ciao a tutti. Ciao!